Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Buongiorno e ben ritrovati. Il berlusconismo senza Berlusconi, l'anti-berlusconismo dopo Berlusconi. Sembravano esercizi di retorica giornalistica, invece è già realtà, sotto i nostri occhi. D'altra parte è l'Italia, bellezza. La riforma della giustizia, approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, è un dichiarato omaggio al Cavaliere. Perfino le parole del ministro Carlo Nordio sembrano echeggiare le tante intemerate di Silvio Berlusconi quando dice che i magistrati non possono criticare le leggi. Non siamo, per carità, alla guerra dei 30 anni con la Procura di Milano, ma ci assomiglia parecchio. E anche così l'anti-berlusconismo è tornato agli antichi fasti. Risuonano parole che avevamo completamente dimenticato. Bavaglio, vendetta, PM sotto scacco, ma in questo sequel del film politico a cavallo tra gli anni 90 e 2000 c'è una sostanziale novità. Non siamo più in un sistema bipolare. Perché? Perché esiste un'area di centro di dimensioni variabili che potrebbe però essere decisiva sulla riforma della giustizia. Lì, ad esempio, Carlo Calenda e Matteo Renzi sono pronti a votare con il centrodestra. Poi ne parleremo con Renzi che ci viene a trovare oggi. Per qualcuno è l'ingresso in maggioranza del terzo polo, forse invece è solo il tentativo di guardare avanti uscendo da vecchi schemi, schemi del passato. Come diceva Eraclito, non si può scendere due volte nello stesso fiume. E il berlusconismo senza Berlusconi sarà per forza un'altra storia. Ne parliamo questa mattina con Federico.